Ci troviamo il team manager Carmelo Floridi al termine di una partita vibrante, entusiasmante, bellissima da parte del gruppo Diavoli, che sicuramente il quinto set ha dimostrato tutta la propria forza, tutta la propria potenzialità. Sono basi da cui ripartire per il prossimo campionato, perché ormai diciamo che il primo posto è andato. Sì, era una partita a cui tenevamo tanto perché proprio contro Capaci abbiamo perso le ultime due gare fuori casa e ci tenevamo a riscattare le sconfitte con una bella vittoria e soprattutto chiudere la stagione in casa con una vittoria. Ne approfitto, visto che è l'ultima partita in casa, per ringraziare chi ha reso possibile questo, quindi i nostri sponsor, in particolare Damiano Malfi Assicurazioni, Ideal Color, il centro radiologico David. Ringrazio soprattutto invece l'allenatore Gabriele Marchetta, grazie a lui i ragazzi hanno ritrovato l'entusiasmo in questo periodo di pandemia, si sono allenati da gennaio con tanta pazienza e perseveranza e il risultato più importante è che siamo stati tutti quanti in campo, aver disputato il campionato al di là dei risultati. Siamo contentissimi di questo, di quello che abbiamo fatto, faremo l'ultima partita a Sciacca, ma per noi è stato bellissimo esserci in questo campionato. Devo dire complimenti al gruppo Diavoli, che è l'unica squadra del Messinese nel girone C che ha avuto un campionato molto dispendioso, ogni settimana andare a giocare a Palermo, una sì, una no, quindi complimenti, veramente uno sforzo anche economico non indifferente. Questo non è scontato, c'è stato molto sacrificio da parte di tutti, dei ragazzi stessi, da parte dell'allenatore, tutti ci siamo messi a disposizione e al servizio dello sport che amiamo. C'è stato chi ci ha aiutato. Noi con le nostre forze abbiamo provato ad andare avanti e insieme siamo arrivati fin qua. Siamo contentissimi e avevo piacere di presentare i ragazzi che meritano veramente tanti. Sì, innanzitutto il trascinatore che è il mister Gabriele Marchetta. Grazie a lui questo gruppo è andato avanti, si è formato e noi ci auguriamo che cresca nel tempo. Io c'è poco da dire, nel senso che l'obiettivo era portare avanti il gruppo che si era creato qui l'anno scorso con i ragazzi più piccoli e portare avanti anche i ragazzi più grandi come Kevin, che diciamo è l'unico che è rimasto della vecchia guardia. E in un anno così complicato vedere, fare sport a spada fora con tutte le complicazioni che ci sono, per me mi riempie d'orgoglio. Poi vedere che giochiamo al pari livello con realtà che sono presenti in Serie C da anni e anni, hanno settori giovanili e giocare alla pari e su questo livello mi riempie d'orgoglio, perché quest'anno in casa abbiamo perso solo una partita 3-2 contro Sciacca, che è una squadra che sicuramente andrà a giocare ai playoff per salire in Serie B, e giocare a livello loro già è un grande successo. Il mio obiettivo è fare crescere ancora questi ragazzi, portare la stessa determinazione che hanno qua in casa anche fuori casa, perché lì è un pochino stentiamo, però sono giovani e possono avere tanto tanto spazio più avanti e ottenere tantissimi risultati. Rapidamente magari sì. Chiamiamo gli altri. Allora, io su questo punto vorrei dire a Gabriele, al mister, è proprio fuori casa che la squadra deve crescere. Purtroppo là pecchiamo un po' di inesperienza, perché arriviamo in palazzetti che sono bassi, un po' più stretti, e quindi non abbiamo un rendimento alto sia in battuta che in ricezione, abbiamo meno punti di riferimento, facciamo molti più errori e poi li paghiamo contro squadre come questa, che è una squadra che difende tantissimo, fa pochi errori, anche se noi abbiamo qualcosa di più sotto l'aspetto dell'attacco, poi ci sta sempre l'errore in più che ci fa perdere quei set, quei punti, e secondo me con la crescita che ci può essere avranno belle soddisfazioni un domani. Ultima domanda, questa è una grande base di partenza per il prossimo campionato? Sì, io spero che riusciamo a programmare già da luglio, inizio agosto, perché i ragazzi valgono, Spadafora è secondo me una città molto viva e si deve cercare di partire dal settore giovanile, dai più piccoli, per portare a crescere sempre più questa società e questi ragazzi.
Complimenti a mister Gabriele Marchetta, grande calcio giocatore e anche grande allenatore. Team manager Carmelo Floridia, presenta ora tutti i componenti della... Ragazzi! Venite, venite, dai! Tutti insieme! Gabriele Sidoti! Gabriele Lombardo! Cristian Casella, grande libero! Anche Gabriele! Sergio Santoro, il mostro Kevin Barbera, KB7, Super Nicolò, grande Giuliano Malfi, grande Marco Sidoti, una grande promessa per la pallavolo spadaforese, Arturo Giacobbe, Marcello Bongiovanni che con grande sacrificio si è messo a disposizione della squadra, grazie Marcello. Grazie! Salvo Biondo in prestito dal Barcellona con cui speriamo di continuare. Peppe Crisafulli in arte Floridia. Chiedo scusa per averlo chiamato. Floridia la settimana non ci fa niente. E manca Domenico Accetta che ha un impegno e ne approfitto per ringraziare anche l'Adlon che è la società che ci ha aiutato in questo percorso. Prego Nino, i risultati si ottengono in periodi difficili, i risultati si ottengono insieme. E noi insieme abbiamo fatto questo percorso e abbiamo trovato la disponibilità di una società che ci ha aiutato, che ci è venuta incontro e questo noi non ce lo dimentichiamo. Grazie. E grazie a tutti quelli che sono attorno, che ci danno una mano. Giorgio, vieni. Giorgio Badessa che si è infortunato e non era dei nostri. Salvatore Rossetti, Salvatore Sindoni, Nicola Impalà, dai, un saluto. Dietro le quinte c'è tanto lavoro, Giovanni Crisafulli, Andrea Lombardo. Grazie a tutti e grazie a Niceto TV, grazie per il servizio. Grazie per il servizio che avete fatto. Grazie a voi che ci avete accolto come di famiglia. Grazie e ci vediamo il prossimo anno. Grazie. Complimenti a tutti. Per il momento, e solo per il momento, è tutto dal presidente dello sport di Spadafora, Geppe Ruggeri, Salvatore Italiano e Pietruccio Ruggeri. Fate vedere Pietro, vieni qua. Vi ringraziano per averci seguito e appuntamento con il gruppo di Avole e la Pallavolo per il prossimo anno. Alla prossima, buonanotte a tutti, ciao!